ispettore Silva Rossi. Io sono agente Zilmane Iose. Lavoriamo nella Polizia Municipale di Cento e tra le varie funzioni che abbiamo è anche quella di fare educazione stradale nelle scuole. Perché è comunque importante in quanto voi iniziate già a circolare da soli sulla strada. Oggi dobbiamo trattare un argomento molto importante e che riguarda tutti. Riguarda tutti perché dal momento che usciamo sulla strada pubblica, usciamo da un cortile privato, da un'area privata che può essere il cortile di casa, il cortile della scuola, e andiamo sulla strada pubblica, entriamo a far parte della circolazione stradale. Quindi noi oggi affronteremo gli argomenti che ci interessano, che interessano a voi in questo momento. Voi la strada al momento la affrontate come pedoni e come ciclisti. Allora, partiamo dalla bicicletta. La bicicletta o velocipede, il nome corretto del codice della strada è velocipede. Dal momento che noi decidiamo di utilizzare la mountain bike sulla strada, bisogna equipaggiarla con questi dispositivi obbligatori, che sono intanto un bel fanale anteriore a luce di colore chiaro, bianco, gialla, ci deve illuminare la strada. Un fanale posteriore, un fanale a luce rossa dietro, luce propria, che funziona con le lampadine, accompagnato da un catarifrangente. Il catarifrangente è un materiale che quando viene illuminato dai fari degli altri veicoli si illumina. Quindi è fatto di un materiale retroriflettente e dietro ci vuole sia il fanale a luce rossa, a luce propria, sia luce indiretta, quindi il catarifrangente. I catarifrangenti sui pedali e nei raggi sono importanti perché ci danno una visibilità laterale. Quando si attraversano gli incroci, la bicicletta che passa viene notata dalla presenza appunto di questi catarifrangenti che vengono messi lateralmente, solitamente si usano i raggi. Poi il campanello, anche il campanello è come il clacson delle autovetture, viene usato, deve essere usato per motivi di circolazione, non si usa per motivi banali, salutare l'amico, farsi notare da un gruppetto di persone. Dagli amici, serve per segnalare che state arrivando, un pericolo improvviso, un'auto ferma in sosta, per segnalare che state arrivando, per evitare che improvvisamente vi apra la portiera. Sono loro che prima di scendere devono controllare dietro e aprire la portiera se nessuno è in arrivo. Però io dico sempre, siamo alla guida di un veicolo a due ruote, dove è molto facile cadere, quindi noi non solo dobbiamo rispettare le regole che ci riguardano, ma dobbiamo essere talmente prudenti, cerchiamo di essere talmente prudenti in modo da evitare anche gli errori degli altri. Perché in un incidente stradale avere ragione, bene, è a nostro favore, è a vostro favore, però rischiamo di farci anche molto male, quindi essere sempre molto prudenti anche. Poi è obbligatorio, quindi oltre ai campanelli, fanali, catarifrangenti, i freni che devono essere funzionanti tutti e due, un freno che fa funzionare la ruota anteriore, un freno che fa funzionare la ruota posteriore, anzi regola importantissima, usarli contemporaneamente per avere una buona frenata. Se usate solo il freno anteriore, che quindi blocca improvvisamente la ruota davanti, rischiate di cadere a terra, la bicicletta si impenna e quindi rischiate proprio di essere scaraventati a terra, e usare quella dietro potreste slittare, cadere. Questa, usare i freni contemporaneamente, è una regola che vale anche qua, se sarete un giorno alla guida di un ciclomotore o di un motociclo. Siamo su due ruote, quindi la possibilità di cadere può capitare, insomma siamo su due ruote, quindi dobbiamo fare di tutto per evitare di cadere. Quindi la bicicletta è un vero e proprio veicolo, è classificato come
veicolo del codice della strada e ha queste caratteristiche. Va tenuto efficiente, bisogna controllarlo, perché, come dicevo prima, è importantissimo rispettare le regole che ci riguardano, ma è importante anche mettersi alla guida di un veicolo sicuro. Per caricare è obbligatorio invece avere un seggiolino omologato, ma chi è che può trasportare? Non voi, perché solo i maggiorenni, solo gli adulti, si diventa maggiore a 18 anni, solo gli adulti possono trasportare, ma un bambino che non abbia più di 8 anni. Il fatto di vedere delle situazioni, l'amico che carica, perché ho visto che comunque molti ragazzini si caricano tra di loro, non vuol dire che si può fare. Loro stanno commettendo un'infrazione. Il fatto di vedere dei comportamenti sbagliati non deve portare noi stessi a sbagliare, voi stessi a sbagliare, anzi deve essere un motivo, anche se lo conoscete, per dirglielo, perché ci sono anche delle responsabilità. Quindi se non si può trasportare, e comunque non si può trasportare, anche l'adulto non può trasportare sul manubrio o nel portapacchi dietro, ci sono degli appositi seggiolini omologati. Omologati vuol dire che hanno superato determinate prove che li hanno resi sicuri, quindi ci sono i seggiolini che proteggono le gambe dei bambini in modo che non vadano nei raggi e quindi si facciano male. La bicicletta, un vero e proprio veicolo, deve stare a destra, anzi deve stare il più possibile sul margine destro, perché è comunque un veicolo lento, quindi non devo neanche intralciare la circolazione, bloccare chi è dietro. Dobbiamo occupare il margine destro della strada. La bicicletta non ha le frecce di indicazione e quindi lo dobbiamo fare utilizzando il nostro braccio. La svolta a destra è una svolta semplice, perché comunque siamo già sul lato destro, lo segnaliamo un attimo col braccio, rallentiamo per evitare di finire nella corsia opposta durante la svolta, si rallenta e si svolta tranquillamente a destra. La svolta a sinistra invece è una manovra molto più complessa, perché comunque noi siamo sul lato destro e dobbiamo portarci su una strada che è alla nostra sinistra e quindi abbiamo un incrocio da attraversare. Quindi tutte e due le mani si tengono sul manubrio, un'eccezione quando facciamo le segnalazioni di svolta. Quindi abbiamo le mani sul manubrio, prima di mettere fuori il braccio diamo un'occhiata dietro, ma non facciamo così che fa una rotazione il nostro corpo, fa una rotazione che ci potrebbe anche far perdere l'equilibrio. Guardiamo da questa parte, sulla nostra parte sinistra. Controlliamo dietro, se non ci sono auto o sono molto distanti, iniziamo la manovra vera e propria. Mettiamo il braccio fuori, quindi facciamo vedere che ci portiamo al centro della strada. La mano poi può tornare sul manubrio quando siamo al centro della strada. Ci portiamo sull'incrocio, guardiamo se sull'incrocio c'è uno stop. Dobbiamo dare la precedenza anche a sinistra e a destra, altrimenti diamo la precedenza alle auto che ci arrivano di fronte, perché svoltando abbiamo noi l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che ci arrivano dalla nostra destra e quindi li facciamo passare. Una volta che sono passati, terminiamo la svolta e ci portiamo di nuovo a destra. Quindi bisogna verificare quale tipo di segnale è presente nell'incrocio e dopo li facciamo. E comunque se c'è lo stop ottagonale, il segnale di forma ottagonale, è obbligatorio fermarsi, vuol dire mettere giù i piedi a terra. Generalmente viene messo negli incroci con minore visibilità, dove non è sufficiente rallentare.
cui bisogna mettere giù i piedi a terra, controllare da tutti i lati, se non c'è nessuno ci si porta al centro dell'incrocio, se c'è la strada che viene anche di fronte a noi, diamo anche la precedenza ai veicoli di fronte. Questo è bravo. E se c'è lo stop, segnale ottagonale, obbligatorio mettere i piedi a terra, guardare, fermarsi. Se invece c'è il segnale, il triangolo con la punta in basso, che dopo vedremo la differenza con quelli che hanno la punta in alto, invece dare la precedenza è sufficiente a rallentare e all'occorrenza però ci si ferma. In genere viene messo negli incroci dove c'è una maggiore visibilità, dove si riesce già a vedere a distanza la presenza di auto, quindi si rallenta, si controlla. Se non c'è nessuno non è necessario mettere il piede a terra attraverso. Se invece c'è qualcuno è comunque obbligatorio dare la precedenza a loro. Ok, quindi, bene, queste sono le regole. Quando ci sono le piste ciclabili è obbligatorio usarle. Non per niente il segnale è stato fatto tondo col fondo blu, che appartiene alla categoria dei segnali di prescrizione, perché ci prescrivono, ci dettano, ci danno un comportamento da tenere. I segnali di prescrizione sono i divieti o gli obblighi, dopo li vedremo meglio. Non per niente la pista ciclabile l'hanno fatta, hanno fatto il segnale tondo di fondo blu perché appartiene alla categoria degli obblighi. Quando c'è la pista ciclabile non posso decidere di andare normalmente sulla strada dove ci sono gli altri veicoli, la devo usare obbligatoriamente. Questo è il segnale verticale che trovate, e poi ci sarà, c'è anche un segnale, lo capite anche dal segnale disegnato a terra, si chiama il segnale orizzontale, che c'è una striscia gialla affiancata a quella bianca, perché il giallo disegnato a terra indica sempre qualcosa di riservato, in questo caso riservato alle biciclette, e poi c'è il simbolo della bicicletta. Quindi se abbiamo la pista ciclabile, molto spesso a 100 molto spesso sono miste, questa in questo caso è affiancata, è separata, sono affiancate. Ma se c'è il pedone sopra e la bicicletta sotto vuol dire che sono miste, vuol dire comunque che ci potrebbero essere dei pedoni e quindi dovete fare molta attenzione. Sulla pista ciclabile si mantiene la propria destra, perché la pista ciclabile solitamente ne viene fatta una al margine della strada, quindi va usata in entrambe le direzioni e quindi il ciclista non può comunque zigzagare, anche se è una pista riservata alle biciclette, deve comunque essere mantenuto un certo ordine, ognuno sta alla propria destra in modo da dare la possibilità ad altri ciclisti che arrivano nel senso opposto. E fare molta attenzione ai pedoni, ecco in questo caso l'uso del clacson, del campanello, usiamo il campanello per segnalare al pedone che stiamo arrivando. Queste sono trasporto di materiale, il trasporto di materiale sulla bicicletta non deve essere ingombrante in modo che non ci consenta di usare liberamente le braccia e le mani, non ci deve impedire l'uso delle mani e delle braccia per poter svoltare o delle gambe per pedalare, quindi deve essere fissato bene, non può sporgere lateralmente e longitudinalmente più di 50 cm e soprattutto non ci deve impedire il libero uso della bicicletta. Avere lo zaino, se è pesante o abbiamo un buon cesto portatacchi dietro che ci consentono di trasportarlo, altrimenti anche tenerlo sulle spalle se deve costituire pericolo, perché nel manubrio rischia
di finire una bretella, qualcosa, rischiano anche altre borsine, evitiamo di metterle sul manubrio, potrebbe finire qualcosa nei raggi e quindi farci cadere a terra. Dopo aver visto il ciclista, vediamo come si deve comportare il pedone sulla strada. Il pedone è la persona che ha deciso di spostarsi da un luogo all'altro usando le proprie gambe. Anche per il pedone ci sono delle regole che lo riguardano. Questo è il segnale di pista pedonale. Come la pista ciclabile che vi ho fatto vedere prima, quando c'è un viale pedonale, una pista pedonale o mista pedonale ciclabile, è obbligatorio per il pedone, è uno spazio fatto apposta per lui, per garantire più sicurezza. E quindi anche il pedone è tenuto a conoscere, vedete, a conoscere questo tipo di segnaletica che lo riguarda. Oppure c'è anche il divieto di circolazione pedonale. Ci sono dei luoghi, vai avanti un po', ci sono dei luoghi dove è vietato camminare a piedi, nelle autostrade ad esempio. Nelle autostrade non c'è il segnale, non è necessario, bisogna sapere, però in autostrada non si può camminare a piedi, sarebbe troppo pericoloso. Questo è un segnale che troviamo ad esempio nelle strade extraurbane principali, tangenziali, strade ad alta percorrenza, dove sono ammesse delle velocità più elevate, e quindi camminare a piedi, a dover, a un certo punto il pedone deve anche attraversare, sarebbe troppo pericoloso, quindi ci sono dei segnali che interessano anche lo stesso pedone, divieto, in questo caso tondo col bordo rosso, divieto di circolazione pedonale. Però prima di vedere il comportamento, vediamo, ci sono degli spazi che sono fatti ad uso esclusivo, sono fatti apposta per il pedone e sono ad esempio il marciapiede. Il marciapiede è una parte della strada che generalmente è rialzata proprio per proteggere la circolazione ed è destinato esclusivamente ai pedoni. Ci si può circolare in bicicletta? No, rischiamo, se travolgiamo un pedone sul marciapiede e noi siamo in bicicletta, la colpa chiaramente del ciclista. Ci sono i viali pedonali, le piste ciclabili e pedonali miste. Queste sono tutte aree riservate a loro. I portici, a Cento ci sono molti portici che sono fatti per camminare a piedi, se si ha in bicicletta sotto il portico non ci si può andare, piove, non vogliamo bagnarci, andiamo sotto il portico ma con la bicicletta a mano, perché in questo caso potrebbe la bicicletta sotto un portico assieme ai pedoni potrebbe rappresentare un pericolo, quindi anche in questo caso se subentra il sinistro, l'incidente travolgiamo il pedone in bicicletta sotto il portico, sicuramente il ciclista che ha sbagliato. Altri spazi, quando non c'è marciapiede, quando non c'è nessun viale pedonale o pista ciclopedonale, quando non ci sono i portici, si usa la cosiddetta banchina stradale. La banchina stradale è una piccola parte di strada che troviamo tra il fosso e le recinzioni, ad esempio questa è la strada, questa è la carreggiata che è divisa in due corsie di marcia, i veicoli vanno in questa direzione e in questa. La banchina stradale è quella piccola parte di strada che si trova tra il fosso, le recinzioni delle abitazioni o i muretti, insomma. È una piccola parte della strada, non sempre è asfaltata, potrebbe essere anche a fondo erboso, ghiaia, ed è quella che dobbiamo usare quando camminiamo a piedi. I segnali stradali sono di quattro tipi. Segnali stradali, adesso quattro tipi in ordine, in scala gerarchica, il più importante sono i segnali manuali fatti dagli agenti del traffico. Segnali manuali che vanno rispettati da tutti, anche in questo caso, anche dai pedoni e anche dai ciclisti.
a volte mi capita di fermare il traffico e il ciclista che tenta di passare. Questo è un alt che vale per tutti, alt davanti e dietro di me. Chi è che passa? Quelli che arrivano da questa parte e da questa. Se io ho aperto la circolazione in questi due sensi, vuol dire che anche il ciclista che arriva da questa parte si deve fermare. Valgono per tutti i segnali stradali. Quindi in scala gerarchica il più importante sono i segnali manuali degli agenti del traffico. Alt, avanti da questa parte, attenzione, sto per cambiare la posizione, e adesso avanti. Quindi valgono per tutti. Perché è più importante in scala gerarchica? Se anche c'è il semaforo di colore verde, ma io dico alt, è il mio segnale che vale, non il semaforo. Poi, secondo tipo di segnali, segnali luminosi. Il segnale luminoso, quello che conoscete di più, è il semaforo. Ovviamente anche il ciclista si deve fermare. Non ci sono dei segnali luminosi che vengono messi nelle curve un po' più pericolose, quindi segnali luminosi tutti quelli che hanno una luce. Poi ci sono i segnali verticali che invece sono quelli montati su un paletto e piantati per terra. Quale tipo di segnale stradale? I segnali orizzontali, quindi abbiamo visto segnali manuali, segnali luminosi, segnali verticali, quarto tipo segnale orizzontale. Se anche il paletto, il segnale verticale cade a terra, si rompe, cade a terra, subentra la segnaletica orizzontale. Dobbiamo guardare quello che c'è scritto a terra. No, siete stati molto bravi, grazie. Bene, comportatevi bene sulla strada perché lo dovete fare per la vostra vita, è una sola e delle volte è un attimo. Dobbiamo essere talmente prudenti da evitare anche gli errori che commettono gli altri. Bene, allora.